Con l'arrivo di Corrado II nel 1037 le cose cambiano. Ariberto viene fatto imprigionare e l'imperatore si schiera dalla parte dei piccoli valvassori. Ariberto, aiutato dalle monache di San Sisto, riesce a fuggire e rientra a Milano. Il popolo lo acclama, visto che l'odio nei suoi confronti è poco rispetto a quello verso l'imperatore tedesco. Corrado II rinuncia all'assedio della città, ma lascia una legge che sancisce l'ereditarietà dei feudi minori. Per l'arcivescovo, la chiesa ed i grandi feudatari è un colpo durissimo. E non è finita. Corrado II destituisce Ariberto e lo fa scomunicare da Papa Benedetto IX e nomina un nuovo arcivescovo, di nome Ambrogio. A questo punto Ariberto riunisce un esercito costituito da ricchi, poveri, contadini e cittadini e prepara la guerra santa contro lo straniero. Ma nel frattempo Corrado II muore. Ariberto trova l'intesa con il nuovo imperatore, Enrico III, e il Papa revoca la scomunica. Tutto torna tranquillo, ma una cosa è cambiata. L'arcivescovo ora governa con due classi di cittadini, i capitanei e i valvassori.